5, 4, 3, 2, 1, 0. Questo non è il circo triste degli animali in gabbia e dalle unghie tagliate. Non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo. E neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse. Questo è il circo della musica e delle passioni che urlano dentro. È il circo della notte. È il circo nero. Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro. Non hanno chiesto loro di venire a questo mondo. Eppure sono qui, tra noi. Si riconoscono in un codice che nessuno ha mai scritto. Offendetene uno e si sentiranno offesi tutti quanti. E ora, signore e signori, seguitemi da questa parte. I veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3.000 capriole. Signore e signori, e tutti coloro che ancora non hanno deciso, un attimo di attenzione. Il sipario si sta per aprire lentamente su questo strampalato carrozzone. Ma prima vi lascio con la frase di un nostro bellissimo personaggio, Lorenzo, uno dei domatori del Circo Nero. Il Circo Nero per me è libertà, anarchia, poesia, immaginazione, intuizione, anche velocità d'esecuzione. E vedere gente da tutto il mondo, di tutti i colori, di tutte le etnie, religioni, venire a tirare le noccioline a un vecchio elefante come me. Il Circo Nero per me è una grande famiglia, un po' un'armata Brancaleone. Sì, un'armata Brancaleone, però con il naso rosso.